Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Lilli Gruber, la giornalista forse più faziosa in Italia, credo che lei sia la regina della faziosità in Italia, giornalista ovviamente di sinistra, e adesso ce l'ha con i fiancheggiatori di Salvini. Ma la Lega risponde, la notizia falsa è la sua. Come dire, specchio riflesso, ti mando. Insomma, come dicono i bambini. Quindi Lilli Gruber, Lilli, che cantava qualcuno, Gruber ha accusato i fiancheggiatori di quelli che stanno nel fianco, no? I fiancheggiatori di Salvini di far circolare notizie false sul suo conto per una foto che la ritrae con Conte. Ma il partito prende le distanze e annuncia una denuncia, mai pubblicato questa foto. Quindi l'ira di Salvini, la conduttrice faziosissima di 8,5, ha aperto la puntata di ieri gridando la notizia falsa per una foto che circola sui social network. È una foto che riprende insieme Conte mentre i due si stringono la mano, che risale però che non risale all'ultima ospitata di Conte. Lo scorso lunedì, ma risale a gennaio, quando ancora non c'erano le norme contro il Covid. Ma Matteo Salvini questa mattina ha smentito di avere a che fare con quel post. Dice: notizia falsa, voglio aprire la trasmissione. Dice la Gruber con una questione che riguarda 8,5, ma che in realtà riguarda tutti. Riguarda tutti. Ha esordito con impeto la giornalista faziosa di La Sette in apertura del suo programma. Dice: il post mandato in onda da Lilli Gruber era molto chiaro. Gruber Conte incastrati dietro le quinte. La mascherina, il distanziamento sociale, dove sono? Carezzina, stretta di mano, meditate gente, meditate, ma fate presto. La foto è quella dell'incontro di diversi mesi fa, pre-pandemia, quando le strette di mano ancora erano possibili. Sentendosi punta sul vivo, su una questione delicata come la sicurezza, Lilli Gruber si è sentita in diritto e in dovere di smentire una notizia falsa, dimostrando attraverso il loro abbigliamento che non risale allo scorso lunedì, e dice: vedete che eravamo vestiti in un altro modo. A dirla tutta, serviva davvero un occhio allenato per vedere le differenze di abbigliamento delle due puntate, visto che si tratta solo delle cravatte di Conte e di un tono diverso, ma dello stesso colore degli orecchini di Lilli Gruber, che nello scatto è girata di spalle. Il post circola su Facebook. Naturalmente è una notizia falsa, su questo non c'è dubbio, ma non è stato pubblicato da nessun profilo ufficiale del partito di Matteo Salvini, tantomeno dal capo della Lega in persona. Poche ore dopo il partito ha smentito categoricamente di aver pubblicato quella foto e utilizzato gli stessi toni usati dalla conduttrice per condannare quanto andato in onda. Dice: si tratta di una pagina Facebook chiaramente contraffatta con lo stesso nome e immagine di profilo di quella della Lega, ma priva del bollino blu che ne certifica l'autenticità. Diffondiamo e diffidiamo chiunque dall'attribuire alla Lega di Salvini Premier o al suo segretario messaggi e posizioni che non siano veicolati dai canali ufficiali. Nella nota inoltre la Lega promette denuncia. La Lega Salvini Premier e lo stesso Matteo Salvini si rivolgeranno nelle sedi competenti per denunciare l'accaduto, provvedendo innanzitutto a far chiudere la pagina fasulla. Beh, naturalmente molti sono cascati spesse volte in pagine fasulle. Ci sono pagine fasulle su Instagram, su Facebook di Salvini. Ce n'era una che aveva fatto cadere nel tranello, non mi ricordo chi, qualche tempo fa, dicendo: guardate cosa ha scritto Salvini. E in realtà era Salvinini, una roba che sembra Salvini, ma era Salvinini, una roba così. E quindi attenzione alle notizie false, perché molti prendono per buono tutto quello che si vede in internet. E poi io consiglierei a Lilli Gruber, insomma, se stai lì a guardare le foto che mettono,
di te, nel senso, se realmente la foto si vede, che non è una foto falsa, ma è una notizia pre-pandemia, ma c'erano notizie false anche su Salvini, c'è gente che prende delle foto, cos'era quel giornalista Scanzi che aveva preso una foto di Salvini pre-pandemia dicendo guardate, senza mascherina, quindi molti cadono nell'equivoco perché magari gli dicono guarda questa foto di ieri invece è una foto molto vecchia, quindi molti cadono nell'equivoco di spacciare foto vecchie come se fossero attuali e quindi realmente il problema è che bisognerebbe dare meno importanza, nel senso che se nella foto si vede chiaramente che i vestiti e le cravatte sono di vecchi, gli orecchini, eccetera, eccetera, sono diversi dall'ultima puntata, non c'è bisogno di aprire una portata, di aprire la seconda puntata dicendo notizia falsa, sono i fiancheggiatori della Lega, i fiancheggiatori di Salvini. Insomma, i fiancheggiatori di Salvini. C'è adesso l'abitudine di qualsiasi cosa succede nei social, è un fiancheggiatore del centrodestra. Attenzione che il centrodestra, il centrosinistra, chiunque non può essere responsabile di quello che scrivono gli altri sui propri social o canali. Il responsabile è sempre quello che scrive il post. Non si può dare la colpa per interposta persona, no? Ad esempio, qualcuno scrive un qualcosa a nome mio e allora è colpa mia. No? È assurdo, no? È qualcosa di assolutamente assurdo. Che qualcuno pubblica una foto vecchia di Conte con la Gruber, allora è un fiancheggiatore della Lega. È un discorso sciocco, realmente sciocco. È fazioso. La stessa faziosità di Lilli Gruber che l'altro giorno diceva dire che Conte possa avere il Covid perché ha tossito è una scemenza. Ma in realtà non è una scemenza. Quando uno ha dei sintomi che possono essere indicativi di questa malattia, deve farsi controllare, deve stare attento. Quindi questa Lilli Gruber che difende Conte, una scemenza dire no, non è una scemenza, è una cosa intelligente, non una scemenza. Questo vi fa capire i confini della faziosità fin dove arrivano. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata a tutti quanti. Arrivederci.